Cosa diceva un autorevole statista dell'Expo soltanto qualche mese fa? La parola al noto statista Beppe Grillo. Su questa roba dell'Expo non sapevo neanche cosa dire, sono arrivati tutti lì, tutti molto discreti, molto educati, tutti col cappellino, sono il capo ingegnere, buongiorno, guardi, non c'è un cazzo, cosa guardo, c'è niente. I numeri dell'Expo, è soltanto un esempio, sono numeri pazzeschi, 142 paesi, 56 capi di Stato e primi ministri in visita. Bertola, il premier ha ragione in questo caso? Ma no, ma a parte che è triste avere un premier che invece di fare il premier fa il presentatore televisivo, lancia i filmati. Però se uno guarda i numeri, la realtà è che ad Expo ci stanno dando molte meno persone del previsto, nonostante stiano praticamente regalando i biglietti con le patatine, perché addirittura hanno mobilitato l'INPS per regalare i biglietti ai pensionati, per farli andare ad agosto, addirittura danno il biglietto in omaggio col parcheggio dell'Expo, perché hanno creato dei parcheggi enormi cementificando interi campi, e poi i parcheggi sono sempre vuoti. E nonostante questo, se uno guarda i numeri che c'erano scritti sulla slide di Renzi, cioè 11 milioni, li proietta alla fine dell'Expo, non arriveremo ai 24 milioni, che era il minimo che era stato annunciato per avere perlomeno il rientro dei costi. Quindi rimarrà anche un enorme buco che dovremo sicuramente pagare noi, come sempre.